Comincia con un duro banco di prova il 2020 del Vasto Girardi con la sfida alla capolista San Nicolò Taresco. Mister Farina deve fare i conti con la indisponibilità di Ruggeri, Kerematenghe e De Vizia e si affida alle giocate di Petrone per il regolare svolgimento designato il signor Cannata della sezione di Faenza. Altomolisani coraggiosi, tant'è che producono il primo pericolo per gli ospiti. Bruni non riesce a dar forza al suo destro che diventa facile preda di Monti. Ma al quarto d'ora passa la capolista, Siaulis deve uscire dall'area con un colpo di testa, Stivaletta recupera in tempo, cosa che non riesce al portiere locale che blocca il pallone quando ha già varcato la linea di porta e siamo sullo 0-1, corner per i padroni di casa, sbuca Corbo, pallone ancora tra le braccia di Monti. Alla mezz'ora occasione che grida vendetta, quella del Vasto Girardi, diagonale di Petrone, palla sul palo, Minno a botta sicura, spedisce sull'incrocio dei pali. Ospiti fortunati nella circostanza, al 39esimo Di Lullo deve fare le veci di Ruggeri sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il portiere Teramano si rifugia in corner. Al 40esimo premiati gli sforzi del team di Farina, Petrone ci delizia con una sua giocata, sublime pennellata per Bruni che supera Monti per il punto dell'1-1, situazione di parità con la quale le due squadre guadagnano gli spogliatoi nella ripresa, punizione in favore dei rossoblu, calcia frulla, sfera lontana dalla porta di Siaulis, analoga situazione al 14esimo, ci riprova lo stesso Frulla, l'estremo difensore gialloblu fa suo il pallone, al 21esimo ghiotta chance per il Vasto Girardi, Migno lanciato a rete, sciupa come peggio non poteva, ciò che alludeva glorioso al 32esimo la svolta, Sansovini, chi altro se non lui poteva inventarsi il gol dell'1-2, una marcatura di ammirevole fattura e siamo sul nuovo vantaggio per la capolista, ma di lì a 3 minuti si prende la scena anche il nuovo entrato Liguori con un'altra perla grazie alla quale la prima della classe prende il largo con un 1-2 micidiale. Al 38esimo rosso per Pasquale Di Lullo, chiude in 10 il Vasto Girardi che esce a testa alta con una sconfitta contro il Notaresco ed acquisisce maggiori certezze però in quanto alla lodevole prestazione, oltre ad aver chiuso la contesa con ben 7 under in campo in virtù delle pesanti assenze